Cari fratelli e sorelle, il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: Iniquità e assemblea solenne. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Isaia capitolo 1, dal versetto 11 al versetto 13. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore. Io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. E quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. Fratelli e sorelle, parole molto dure da parte del Signore per il suo popolo, ma parole che vanno considerate, soppesate, capite e accettate. Un pensiero chiave per quello che diremo è il seguente: il Signore rimprovera severamente l'orgoglio e il formalismo del suo popolo. Ha un atteggiamento devoto esteriore, non corrisponde la devozione interiore, la pratica del bene, la conversione del cuore, in modo tale che la devozione esteriore è soltanto ipocrisia. L'uomo e la donna che la praticano ingannano se stessi e offendono gravemente Dio e gettano anche il discredito sul Vangelo. La piaga dell'orgoglio e del formalismo ha sempre afflitto il popolo di Dio e rallentato la sua opera, e lo affliggerà purtroppo fino al ritorno di Gesù. Non dimentichiamo il rimprovero di Cristo a Laodicea. Ma il Signore non fa solo la diagnosi, prescrive il rimedio. E qual è il rimedio? È la conversione del cuore a livello individuale, la richiesta del perdono e la ricerca di un'autentica spiritualità. E adesso, per capire il messaggio così severo del Signore, diamo un'occhiata all'ambiente storico del ministero del giovane profeta Isaia. Isaia esercita il suo ministero in Gerusalemme sotto il regno di quattro re di Giuda: Uzia, Jotam, Acaz e Ezechia, dal 740 al 700 avanti Cristo. Ho trovato nell'introduzione al libro del profeta Isaia, nella versione interconfessionale, questa dichiarazione che mi sembra molto importante e che vi voglio leggere. In questi anni Isaia è il portavoce di Dio in Gerusalemme, il campione intransigente della fedeltà a lui, l'annunziatore di un messaggio che va sempre controcorrente, perché la salvezza di Dio è spesso in contrasto con i disegni e i desideri degli uomini. Isaia protesta contro gli intrighi politici attuati dai dirigenti di Gerusalemme, contro le costanti violazioni del diritto e della giustizia sociale,
contro le pratiche religiose dietro le quali si nasconde l'oppressione dei poveri, contro le aspirazioni di grandezza e ogni altra forma di corruzione. La minaccia assira rappresenta, secondo Isaia, l'intervento di Dio contro il suo popolo infedele. Ma non appena il pericolo sembra imminente, il messaggio del profeta si oppone alla paura e allo scoraggiamento. In tutte le circostanze, Isaia invita a credere, cioè a conservare la fiducia nelle promesse di Dio e nelle norme di vita che egli ha dato al suo popolo. E la fede, insiste Isaia, deve tradursi sempre in atteggiamenti concreti, sia nel campo sociale e politico, sia nelle relazioni interpersonali. Ecco l'ambiente nel quale Isaia esercitava il suo ministero, giovane, come abbiamo detto, ma che riceve dal Signore un messaggio terribile. Proprio nell'introduzione del suo libro, che consta, come noi sappiamo, di 66 capitoli, c'è subito un'introduzione terribile. Il Signore non gira intorno al problema come facciamo noi spesso, va dritto allo scopo. Deve dare un messaggio e deve dire qual è il messaggio, preciso, chiaro. Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme ai giorni di Uzia, di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda. Udite, o cieli, e tu, terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Il Signore non usa mezzi termini, il Signore è la verità e fa una diagnosi terribile, spietata, precisa. Ecco, dice, il bue e l'asino sono più intelligenti del mio popolo, che non ha conoscenza. Almeno, dice, il bue conosce il suo possessore, il suo padrone, e l'asino la greppia del padrone. Ma Israele non ha conoscenza, non ha discernimento, e così continua. Al versetto 5 e al versetto 6, per quale ragione colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte? Tutto il capo è malato, tutto il cuore è languente, dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso, non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte, che non sono state ripulite, né fasciate, né lenite con olio. Signore continua la sua diagnosi terribile. Ma cosa aveva fatto questo popolo? Questo popolo religioso. Non si rivolgeva a un popolo irreligioso, no? Si rivolgeva a un popolo religioso, ma formalista, ipocrita, che faceva grande mostra di solennità, faceva grande mostra di gesti, di sacrifici, però dentro era tutto malato. Un popolo, dice, che era tutta una piaga, era un popolo formalista, era un popolo inconvertito, che pensava di ingannare il Dio andando a offrire al Tempio i sacrifici prescritti dalla legge, ma che non aveva il cuore al Signore, commetteva delle iniquità, delle ingiustizie.
trattava male i poveri, aveva sogni politici e poi contro i capi addirittura. E infatti leggiamo dal versetto 10 al versetto 15, c'è una tirata contro i capi e dice: ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Noi ci ricordiamo cos'era Sodoma. Questi erano i capi del popolo di Israele e vengono assimilati a Sodoma. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore? Io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate, il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Perché non gradiva questi sacrifici il Signore? Eppure li aveva prescritti. Perché non venivano dal cuore? Erano semplicemente una messa in scena per coprire l'iniquità. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Parla di contaminazione addirittura. E sì, perché se non c'è il cuore, nella religione non c'è niente. C'è soltanto abominazione, c'è soltanto ipocrisia. Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. L'incenso è il simbolo della preghiera che veniva offerta sull'altare dei profumi nel luogo santo, nella prima parte del tabernacolo. Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. Quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. È inutile che facciate assemblee solenni. E allora lì ci sembra di vedere questi sacerdoti che suonavano con le trombe e poi tutti vestiti naturalmente dei loro paramenti sacri. E allora c'era un concorso di popolo, c'era festa, c'era musica, c'erano i canti. Ma al Signore queste cose non piacevano, perché il popolo di Dio di quel tempo si era dato all'apostasia, si era data alla pratica formalistica della religione, e questa piaga purtroppo affliggerà il popolo di Dio da quei tempi anche prima, fino a quando il Signore Gesù ritornerà. Non è che non valgano per noi queste parole. Se noi pensiamo di ingannare il Signore e di auto-ingannarci, avendo semplicemente una religione formalistica, esteriore. Versetto 14. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Una cosa terribile. Ma è Dio che parla. Gli ebrei erano abituati, quando pregavano, a stendere le mani. No, no, io non le accetto queste preghiere, dice il Signore. Non le accetto perché nascondono che cosa? Nascondono il peccato che io detesto. È un'analisi che fece anche Gesù Cristo, la verità, come non avrebbe potuto farla, questa analisi, questa diagnosi terribile. Voi ricorderete Matteo capitolo 23, quando Gesù parla dei suoi avversari, gli scribi e i farisei, poco prima della sua morte. Matteo capitolo 23, dal versetto 25 al versetto 28. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina ed intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto,
affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni immondizia. Così anche voi, di fuori, sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Per immaginate la faccia dei farisei quando sentivano cose simili. Ma Gesù è la via, la verità e la vita, non soltanto a quel tempo, ma per tutti i tempi, anche il nostro e per tutta l'eternità. Infatti aveva detto all'inizio del suo discorso, Matteo 23, versetto 1, allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque, osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Quindi fior di ipocriti, erano ancora i capi di Sodoma dei tempi di Isaia. E questi capi di Sodoma si tramandano fino al ritorno di Cristo, se l'uomo e la donna pensano di ingannare. Ma che sogno stupido, che sogno vano, di ingannare il Dio che conosce profondamente i cuori. E il pensiero dell'apostolo Paolo in Prima Timoteo capitolo 2 versetto 8 richiama un po' queste severe rampoglie del Signore e di suo figlio. Prima Timoteo capitolo 2 il versetto 8: io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Vedete come ritorna il pensiero? Dice: io i vostri profumi, il vostro incenso, io lo detesto. Quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Qual è la preghiera che Dio ascolta? È la preghiera non del fariseo, ma del pubblicano, che dice: abbi pietà di me, Signore, io sono colpevole, abbi pazienza verso di me. Non quell'altro pavone che andava al tempio per informare il Signore di essere una persona per bene. Ma che persona per bene? Questa era piena di odio, di cattiveria, gonfio, voleva imbrogliare Dio e imbrogliava se stesso e imbrogliava anche gli altri. Sii placato verso me, peccatore. Questa è la preghiera che dovremmo fare. Il Dio non ha bisogno di tante preghiere, ha bisogno del cuore convertito, pentito. Ecco di che cosa ha bisogno. Giovanni, se mi permettete l'espressione, rincara la dose. Nella prima epistola, al capitolo 3, versetto 15, dice una cosa che lì per lì può farci rimanere perplessi. Ma forse esagerava l'apostolo. No, non esagerava. Capitolo 3, prima Giovanni, versetto 15: chiunque odia suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Chiunque odia il suo fratello, il suo simile, il suo prossimo, è un assassino. E Gesù, parlando di questi problemi, nel capitolo 5 dell'Evangelo secondo Matteo, voi ricorderete facilmente questo testo, Matteo capitolo 5 versetto 23: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì
ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare, va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Perché se prima non metti a posto il tuo cuore e non hai pace dentro di te, perché odi il tuo simile, la tua offerta non vale a niente. Quindi vedete come l'Antico e il Nuovo Testamento si tengono. Quindi niente iniquità e assemblea solenne. Solo assemblea solenne, niente iniquità. Niente gesti, ma il cuore. Niente inchini, se per inchini si intendono i salamelecchi di tanti cristiani, un po' di tutte le confessioni religiose, che pensano di essere salvati per genuflessioni, per inchini, per sorrisi. No, no, questi non valgono niente. Il Dio vuole il cuore. Figliol mio, dammi il tuo cuore, perché da esso procedono le vie della vita, dice il Savio. Il cuore vuole il Signore, nient'altro. Ma poi chi pensiamo di imbrogliare, no? Di imbrogliare il Dio. Noi inganniamo soltanto noi stessi. Però, siccome il Signore è un buon medico, è un buon chirurgo, alla diagnosi fa seguire che cosa? Fa seguire il rimedio, altrimenti il Signore sarebbe uno spietato. E invece un padre misericordioso che dopo aver denunciato il male fa un appello ai suoi figli alla conversione. E noi possiamo leggere questi versetti tornando a Isaia capitolo 1 dal versetto 16 al versetto 20. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male e imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano e difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada. Poiché la bocca del Signore ha parlato. Quindi il Signore, dopo aver diagnosticato il male nel suo popolo, prescrive il rimedio. E il rimedio è la conversione. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male e imparate a fare il bene. E allora il Dio ascolterà le vostre preghiere, il Dio accetterà le vostre offerte, altrimenti niente. È come se voi non faceste niente, anzi peggio. Rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Povere vedove, più povere allora di oggi, perché oggi la società in una certa misura interviene con degli aiuti finanziari, delle pensioni. Col tempo non c'era niente. Quando moriva il marito, questa povera donna, magari con una gabbia di figli da mantenere, era lì in miseria. E c'erano i capi di Sodoma, i responsabili del popolo di Dio di quel tempo, che invece opprimevano le vedove e opprimevano gli orfani, poveri disgraziati. Oltre ad avere il dolore di aver perso il marito e padre, erano nella miseria. E poi quelli andavano là a fare tante le feste solenni, suonavano le trombe d'argento. Ma vergognatevi, ma andate via, vergognatevi di quello che fate, ipocriti che non siete altri. Il Dio non vuole queste cose.
non le voleva 2700 anni fa, non le vuole adesso. Dobbiamo imparare a fare il bene, perché purtroppo nel nostro DNA, come si dice, c'è qualcosa che ci induce sempre a fare il male, a inorgoglirci, a condannare gli altri, mai a condannare noi stessi. E poi dice, quando avrete esercitato la giustizia, avrete imparato a fare il bene, venite e discutiamo insieme. Mi piace la Diodati, la vecchia versione Diodati, che dice, venite e litighiamo insieme. Cioè portate le vostre ragioni, se ne avete. Parliamo, discutiamo. A volte le nostre preghiere sono arteriosclerotiche, poche paroline così, che potrebbero dire anche dei non credenti. Venite e discutiamo insieme. Mi ricordo una volta il fratello Osterwald, un uomo di Dio che ha lavorato come missionario, ha lavorato come insegnante, come antropologo nella Nuova Zelanda, un uomo che era afflitto da un tumore al cervello, un uomo, uno dei migliori cervelli che noi avessimo nel movimento avventista. E allora lì c'erano i fratelli medici, chirurghi di Loma Linda, che hanno cercato di fare tutti gli esami, gli accertamenti possibili, immaginabili, ma questo uomo non migliorava. Quando ecco che si affaccia alla porta della casa di questo fratello, che era lì a letto e stava male, un povero fratello timido, che chiese se era possibile, scusandosi, se era possibile vedere il dottor Osterwald. Ma certo, ha detto la moglie, certo che è possibile. Sa, mi manda mia moglie, io non volevo venire. Quest'uomo si scusava, era di quelle persone che chiedono scusa di essere nati, timidi, hanno sempre paura di sbagliare. Allora, buongiorno, buonasera, non so, era mattino o sera. Dice, che cosa vuole fratello? Io sono un fratello della chiesa, mi hanno detto che il Signore ascolta le mie preghiere. Sono venuto per fare una preghiera, ma io non volevo, mi ha mandato mia moglie. Fratello, preghi. Quest'uomo, diceva il fratello Osterwald, ha fatto una preghiera, ha dimenticato la sua timidezza, ha dimenticato tutto, lottava in preghiera e chiedeva al Signore di salvare questo pastore, questo missionario. Diceva, Signore, ma tu non puoi farlo morire, non puoi permettere che muoia questo uomo è prezioso alla causa di Dio. Finisce la preghiera, dice amen, si scusa e se ne va. Che io sappia, il fratello Osterwald gira sempre il mondo a predicare l'Evangelo, raccontando questa storia. E dice, il tumore non se n'è mica andato, non è mica sparito, si è incapsulato. E lì, ma lui continua a predicare. Queste sono le preghiere che il Signore ascolta, fratelli e sorelle. Discutiamo insieme col Signore, però confessiamo i nostri peccati. E il Signore dice, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Però il Signore, nella sua diagnosi cruda, nuda, vede qualcosa che soltanto Lui può vedere. Vede un residuo. Vede gente che crede, che non va lì al tempio a fare l'ipocrita, a presentare offerte che non valgono niente, perché nel cuore c'era l'odio, l'invidia, l'antipatia. Versetto 9 di Isaia 1 dice, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma
somiglieremmo a Gomorra, ma c'era un piccolo residuo, c'è sempre stato un piccolo residuo, ai tempi di Isaia, ai tempi di Elia. Vi ricordate i famosi 7.000 che non avevano piegato il ginocchio davanti a Baal? C'era un residuo ai tempi di Gesù Cristo, erano Simeoni, erano Anna, erano i pastori, poveri pastori, analfabeti, che però andarono in fretta appena l'angelo si manifestò loro nella sua gloria, dicendo che Cristo era nato il Salvatore, un piccolo rimanente sempre rimasto in mezzo alle persecuzioni imperiali di Roma, in mezzo alle persecuzioni papali di Roma del Medioevo, e un piccolo residuo rimarrà sempre. Fratelli e sorelle, vi supplico nel nome del Signore che noi facciamo parte di questo residuo, non nominale, ma reale, che noi siamo questo piccolo residuo che non va lì a fare grandi dimostrazioni di assemblea solenne, ma che lotta per togliere l'iniquità, il peccato dal proprio cuore, sapendo che le promesse del Signore sono sì e amen, dice, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, io vi perdonerò, perché sono un grande perdonatore, sono un padre misericordioso, compassionevole. Se io vi rimprovero è perché vi amo, altrimenti vi avrei abbandonati, vi avrei distrutti. Se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Io mi ricordo di questo testo, tanti anni fa, ero un bambino, avevo forse 10-11 anni, appena arrivato in contatto con la Bibbia, e a quel tempo si distribuivano delle cartoline con dei paesaggi con scritto sopra un versetto, e io mi ricordo di questo versetto di Isaia che dice: anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese, ma se rifiutate, siete ribelli, sarete divorati dalla spada. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, a accettare il perdono del Signore, a accettare la sua compassione, a chiedere perdono per le nostre iniquità, per le nostre trasgressioni, e a sapere avere assemblee solenni, la gioia di essere insieme, fratelli e sorelle insieme, senza condizioni, con il cuore sgombro. Che Dio ci benedica e ci aiuti e ci perdoni tutti quanti. È la mia preghiera. Amen.